tre punti pesantissimi e soprattutto un'ottima prova anche sul piano caratteriale della sua squadra. Forse volendo trovare un aspetto negativo, avete concretizzato ancora una volta poco rispetto a quanto avete costruito. Sì, vittoria importante perché dobbiamo dare continuità alla prestazione di Nardò. E i ragazzi sono stati eccezionali, perché non era semplice giocare queste partite contro squadre che alla fine ti aggrediscono alte e molto strutturate. Non era semplice, sono stati bravi, hanno mantenuto la calma e siamo riusciti a vincere questa partita. Sì, è vero, anche questa volta purtroppo non abbiamo concretizzato quello che abbiamo prodotto, però alla fine siamo stati bravi, non abbiamo subito gol e potevamo sicuramente chiudere i 96 minuti con più tranquillità, però è importante arrivarci e poi sicuramente dobbiamo migliorare sotto porta. Mister, sul piano della personalità nulla da dire ai suoi ragazzi, forse ancora una volta vi è mancata però la marcatura, un pizzico di cattiveria negli ultimi 16 metri. Ma è una partita molto strana, io credo che siamo partiti bene. Poi il Casarano ha vissuto molto sui nostri errori di impostazione, ha fatto delle ripartenze importanti. Sappiamo il valore del Casarano, abbiamo fatto molti errori sull'impostazione e loro ci hanno costruito la vittoria. Credo che soprattutto il secondo gol, che gli ha dato un po' più di tranquillità, è stato veramente... Poi a freddo, dopo pochi secondi all'inizio del secondo tempo, quando sembrava stesse premendo. Sì, dopo tre minuti gli dai un po' di serenità in più alla squadra avversaria, la partita si è messa in salita, però non hanno mai mollato. È una sconfitta secondo me anche meritata, perché se facciamo tutti questi errori e non riusciamo mai a concludere in porta, qualcosa abbiamo sbagliato.